C'è un aspetto un po' inquietante, ogni persona morta, deceduta nel Foggiano che facesse ricorso a servizi funerari veniva sostanzialmente, come dire, considerata una fonte di guadagno. Pretendevano il pizzo perfino dalle agenzie di pompe funebri sui morti. Prima 500 euro al mese, poi 50 per ogni sepoltura che avveniva in provincia di Foggia, con l'elenco sempre aggiornato grazie a un impiegato infedele del municipio di Foggia che forniva l'elenco dei decessi. Estorsioni a tappeto, pervasive, sistematiche e pressanti nei confronti di imprenditori e commercianti che pagavano fino a 3.000 euro al mese. Nessun settore economico, neppure le corse dei cavalli, veniva risparmiato dalla società foggiana, la mafia di Foggia, che traeva grandi profitti anche dal traffico di droga e dal clima di terrore che aveva creato. 40 persone sono state arrestate a Foggia e in altre 15 province, decapitati tre clan. In manette anche due boss, Federico Triscioglio e Pasquale Moretti. L'operazione congiunta di polizia e carabinieri, ai quali sono arrivate le congratulazioni dei ministri della difesa Guerini e dell'interno Lamorgese, è stata coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia, dalla Procura di Foggia e dalla DDA di Bari. In carcere anche il dipendente del comune di Foggia, accusato di fornire ai mafiosi le liste delle persone decedute. Perché le estorsioni erano talmente ampie, talmente massive, che a un certo punto si può parlare di, come dire, reato ambientale, che non ha bisogno neanche di manifestarsi nell'aspetto, come dire, più violento che lo caratterizza.